marzo, bentrovati con il TG Distretto. Dopo mesi di appelli sono scattate purtroppo le tanto temute chiusure. Anche nel distretto diverse aziende ceramiche hanno spento i forni, superfluo fare i loro nomi, se ne aggiungono di nuove ogni giorno e in tanti ci stanno pensando. Il caro energia sta fermando le fabbriche anche di altri settori energivori come carta e acciaio. Paradossalmente questa riduzione dei consumi e dunque della domanda potrebbe portare quella che in economia si chiama distruzione della domanda, che già potrebbe cominciare a far scendere i prezzi a breve. Sul tema è tornata ieri anche la Commissione europea. Per far fronte all'attuale emergenza, la Commissione esaminerà tutte le possibili opzioni per limitare l'effetto contagio dei prezzi del gas su quelli dell'elettricità, come limiti di prezzo temporanei. Lo ha detto chiaramente un portavoce della Commissione rispondendo a una domanda sulla possibilità di introdurre tetti di legge al prezzo del gas. La Commissione, ha ricordato il portavoce, consulterà urgentemente tutti gli attori interessati e proporrà azioni nelle prossime settimane. Ad assicurare vicinanza alle aziende è stato poche ore fa anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera. Sentiamolo. Voglio ribadire che il Governo pone tutta la sua attenzione alla realizzazione del PNRR e all'impatto dei costi dell'energia e delle materie prime sulla nostra economia. Quindi noi continueremo a sostenere il nostro sistema produttivo. È chiaro che molte delle regole che hanno accompagnato, ci hanno accompagnato negli ultimi anni, oggi devono essere rilette. E una di queste, in particolare, riguarda la guida fiscale per il 2023. Tant'è che la Commissione europea, nella sua recente comunicazione, ha proposto di rimandare la decisione relativa al mantenimento o alla disattivazione della clausola generale di salvaguardia a quando saranno disponibili le previsioni di primavera. Il dispetto di oggi riguarda gli automobilisti, non solo caro benzina, ma anche problemi al traffico. Vediamo. Puntuale come un bollettino sul Covid e come un talk show in prima serata, ecco la periodica chiusura del ponte della Veggia. Giusto una mattinata, sabato, quando tra la Veggia e Sassuolo si circola a senso unico alternato per permettere, si legge sulla nota diffusa dalle amministrazioni comunali, rilievi periodici necessari per continuare a monitorare lo stato di salute del ponte, che rimane sicuro per la circolazione, e propedeutici alla progettazione dei lavori di riqualificazione. Già la riqualificazione era annunciata per il 2022, ma siamo a metà marzo e dei lavori non se ne parla più da un po'. E allora vai con il monitoraggio. La Fondazione Teatro Carani ha presentato il progetto di restauro del teatro. L'avvio dei lavori è previsto per le prossime settimane, dovrebbe finire entro fine 2023 nel periodo natalizio. Il progetto è stato ideato per conservare la struttura e lo stile art déco tipici dell'edificio, che verrà rinnovato nel comfort e nelle dotazioni impiantistiche di sicurezza. Saranno mantenuti la biglietteria, le porte, i pavimenti, le pareti decorative, i grandi specchi e i lampadari di Murano che vennero inseriti negli anni 70. Ed ora vi portiamo in fiera a Modena, Adolfo Ortais, e scopriamo insieme CAI. Tutto, buongiorno a tutti. Abbiamo deciso di partecipare a questo bel appuntamento perché noi, essendo un'azienda radicata, introdotta molto nel territorio, nel tessuto, diciamo, ceramico sassolese, ci sembrava una bella opportunità partecipare appunto a questo appuntamento. CAI è un'azienda fondata da mio nonno, primo Cavallini. E io sono oggi la terza generazione, prima di me, che è ancora attualmente in forze, mio papà Fausto Cavallini. Noi ci occupiamo della produzione e commercializzazione di valvole industriali high performance. Per lo sport ci occupiamo di Formula 1, Imola e il Gran Premio dell'Emilia-Romagna saranno in calendario fino al 2025. L'accordo trovato tra Liberty Media e ACI col sostegno delle istituzioni locali non solo conferma l'autodromo Enzo Dino Ferrari tra le tappe del Circus, ma riapre anche al pubblico le porte del tracciato che è simbolo della Motorvalle, in qualche modo è il tracciato di casa della nostra Ferrari. Per la prossima edizione, infatti, in programma dal 22 al 24 aprile prossimi, ci sarà già il pubblico. Ed ora veniamo al punto del direttore. Thank you.
Gli americani in queste ultime settimane stanno prestando molta attenzione alla politica energetica dell'Europa negli ultimi 2-3 anni e lo fanno pubblicando articoli sui giornali ma anche grafici. Ce ne hanno mandato uno che vogliamo commentare insieme a voi, è questa carta geografica che ci dimostra come i paesi più esposti al gas russo sono la Bulgaria, l'Ungheria, l'Austria e la Repubblica Ceca. Successivamente dopo, i paesi che ritirano più gas dalla Russia sono la Germania e la Polonia, al terzo posto Italia, Grecia, Turchia. Quindi non è vero che noi siamo il fanalino di coda, siamo il paese più esposto alle forniture del gas dalla Russia. Certo, lo sono meno Francia e Spagna, evidentemente hanno sposato una politica energetica diversa, una politica migliore della nostra, e noi su questo dovremmo riflettere e pretendere, non sperare, e pretendere che il governo del nostro paese si attivi con una politica energetica di lungo corso. Anche quest'oggi in chiusura l'ammontare del debito pubblico italiano supera i 2.727 miliardi di euro. Arrivederci.